La mia avventura è partita da qui, circa 5 mesi fa. La ragazza che state vedendo nel video è Simona, l'artefice di tutto questo. Ciao Simona! Ciao! Come va? Va bene, sei pronta? Insomma. Tutto a posto. Devo finire le valigie. Vabbè, se la valigia... Così. Mi lasci un messaggio? Allora, il messaggio è... Che hai tutte le risorse per farcela, devi soltanto stare tranquilla e goderti questo momento, è tutto tuo. Grazie. Quando ho incontrato la prima volta Simona, ero in cerca di un'esperienza all'estero e avevo iniziato in internet la difficile ricerca di un servizio volontario europeo adatto a me, finché Simona mi propone un progetto in Slovenia. Ascolta, io sto arrivando a Perugia, però ci dobbiamo salutare perché io dopo domani parto. Dove sei? Che bella Perugia! Mi mancherà. Ho studiato 6 anni in questa città e non sono mai andata a vivere all'estero per più di un mese. Questi giorni di preparazione alla partenza sono pieni di cose da fare, di amici da salutare. Quasi non mi resta il tempo di realizzare che sto partendo. Il 1° aprile scorso mi sono laureata e si è chiuso un capitolo importante della mia vita. Adesso inizia la difficile entrata nel mondo del lavoro. Ho iniziato a prendere una direzione, ma non so bene dove mi porterà. Forse ho bisogno di credere di più in me stessa e nelle mie capacità per realizzare i miei sogni. Cosa rappresenta per te questa valigia? Non sapevo ancora rispondere a questa domanda. La risposta me la sta dando il tempo, che passa veloce. Il mondo ti ha aperto le porte, non le richiudere, mi dice mio fratello mentre le porte del treno ci separano. Ed io sono dentro, sono in viaggio. Vabbè, ciao. Giro! Giro! Ok? Ciao, grazie. Cerca di cogliere tutto quello che puoi e rendere questa esperienza piena di frutti e di valore per te e per la tua vita. Adesso lo so cosa sto portando nella mia valigia. Sogni, speranze, desideri, ricordi, i luoghi che ho vissuto. Le persone che ho incontrato nel mio cammino e sono parte di me. Ma niente capita per caso. Se deve accadere, vuol dire che deve accadere. Benissimo, me lo sento, vai come un missile, poi ti vedo bellissima, pronta per la partenza. Sei tu, vai da tutte le parti, dove vuoi tu vai. Una valigia che al ritorno sarà sicuramente più pesante. A ritrovare te stessa. Le mie prime amiche qui a Maribor le ho conosciute su un set cinematografico. Appena arrivata al Pecarna, l'organizzazione dove si svolge il mio servizio volontario, vengo scritturata come comparsa in un film di produzione cecoslovena. Siamo super dietro. No, è niente, Codora. Minuto. Dovrai di minuto. Aimo, Grega. Alessandra. Andiamo. Un'esperienza indimenticabile. Da tempo desideravo vedere questo mondo da vicino. Le lunghe attese prima di andare in scena. Il caotico via vai di gente sul set. Per 2 settimane il Pecarna si è trasformato in uno studio di produzione cinematografica ed io ne ho fatto parte, inaugurando alla grande la mia permanenza qui. Pecarna, in lingua slovena, significa forno. Infatti quest'area era un forno militare durante la guerra in ex Jugoslavia. Poi, dal 91,
I diversi edifici sono a disposizione di diverse organizzazioni, associazioni, gruppi di volontari, giovani e meno giovani. Chiunque desidera realizzare le proprie idee, partecipare, condividere esperienze e spazi aperti per la fruizione e la produzione culturale. Persone di passaggio che rendono ancora più magica l'atmosfera. Musica, sport, cinema, pittura, teatro, incontri di diversa natura. Le immagini che state vedendo sono parte di un video realizzato da me e Rui, il volontario portoghese che lavora con me. È un video che documenta la prima edizione del Docma Festival, rassegna internazionale del cinema documentario. La nostra principale attività qui è aiutare nell'organizzazione di eventi ed attività e documentare il tutto armati di telecamere. Questa invece è l'Infopeca, la base da cui tutto prende forma e le idee diventano realtà. E anche la mia seconda casa qui. Lei è Polona, l'artefice del mio progetto europeo qui a Pecarna, fantastica. In una settimana hanno rimesso tutto a nuovo. Ed io sono qui, nella mia postazione, a lavori terminati. Qui sono invece nella mia stanza, un po' imbarazzata dalla videocamera. Vivo in questa casa nel cuore del centro di Maribor, in via dei Partigiani, al lato di una bellissima chiesa di San Francesco, fatta di mattoncini rossi. Con me vive il volontario portoghese ed altri 6 studenti sloveni. La casa è grande, abbiamo orari diversi e non siamo quasi mai tutti insieme, ma la convivenza va bene. Lui è Andrei, siamo diventati da subito molto amici. Studia filosofia e da 2 anni è uno speaker a Radio Marche, la radio indipendente di studenti, dove presto andrà in onda il mio primo programma. How many people live in this house? 8 people. Il fine settimana abbiamo casa libera, gli studenti tornano dai genitori. Questo è un raduno di volontari europei in Slovenia. So I am cooking pasta with sugo di melanzane and ciabatta, che prima ti botta e poi ti sbotta. Italian food for all these people. Ci siamo conosciuti ad ottobre a Radovrica, nel nord-ovest della Slovenia, durante un training per tutti i partecipanti del servizio volontariato europeo. È stato molto bello conoscere altri volontari e poter condividere questa esperienza. Da allora non abbiamo perso i contatti, ci consultiamo quotidianamente tramite mailing list, ci scambiamo idee ed informazioni utili e stiamo realizzando progetti insieme come questo. Hello everyone. We are going to set up a radio show of our own. So from you we only need everything. We only need that you participate in doing your own radio show. You know? It's going to be like this. We have 24 EBS, more or less, and we're going to have 24 EBS radio programs. Box of shows. What is the name of the program? Of the time. Bomboniere. EBS. EBS. That could be that one-tier vibrator. Yes. The news. The vibration news from volunteer world. Yeah. Volunteer vibrator. What are you doing here? Pineapple Day. Un giorno di boicottaggio di tutti i consumi non è altro che un'azione simbolica per invogliare la gente ad abbandonare uno stile di vita consumistico per uno più consapevole e sostenibile dal nostro pianeta e da chi lo popola. Abbiamo riscosso molti consensi, uscendo anche sul giornale e sul telegiornale nazionale più seguito. Miti ali i meti, to je zdaje uprašanje! Ho vissuto tutto questo e tanto altro in soli 2 mesi. Ancora altri 4 mesi percorrerò queste strade, vivrò questi luoghi e questa gente, che già amo e già è parte di me. Non so dove vivrò e che lavoro farò.
ma realizzo adesso che sto vivendo una delle esperienze più importanti della mia vita.